Finalmente, dopo che è un progetto che stiamo coccolando e coltivando da ormai più di un anno, siamo finalmente arrivati alla Meca. In realtà quello che facciamo oggi è qualcosa di molto particolare per una mostra, perché inauguriamo un quadro e basta, nel senso che sopra la vostra testa c'è soltanto un'opera e siamo qui a inaugurare soltanto un'opera, questa di Antonio Sixti, che è l'ultima in realtà ad essere arrivata alla meta in questo esperimento un po' visionario che abbiamo fatto, che è appunto la mostra diffusa, ovvero sia 30 opere in 30 spazi di Milano, un'opera in ogni spazio, e quindi una mostra che non si può vedere tutta vedendo tutte una volta in un posto e via andare fatta, ma bisogna andare in giro per tutta Milano, perché l'obiettivo di questo progetto è quello di scoprire una mostra di quadri scoprendo anche gli spazi più belli, più particolari, più originali della città di Milano, che io chiamo, come vedete qua, anime nascoste, e che sono spazi che hanno appunto, indipendentemente dalla loro finalità, un'anima nascosta di arte e cultura. Li ho censiti, li censisco tuttora tutte le settimane, la domenica, in una rubrica omonima sul quotidiano Il Giorno, e ormai oggi proprio, non è una data a caso, oltre che essere la festa della Repubblica, è anche esattamente l'anniversario esatto dall'uscita del primo articolo delle anime nascoste, il primo articolo che uscì il 2 giugno del 2013 e che era dedicato allo spazio Tadini, di cui ci sono qui Melina e Francesco che si fanno le foto tra di loro, e che insomma è il compleanno del vostro articolo. Oggi Facebook mi ha ricordato che 3 anni esatti fa cominciava questa rubrica, e dopo 3 anni riusciamo a inaugurare questo progetto che mette insieme 30 spazi. Sono soltanto 30 perché è la prima volta che ci proviamo. Io ero partito, ho detto facciamo 150, sei matto, poi ho capito che avevano ragione, perché comunque già portare in giro e coinvolgere 30 spazi, portare un quadro in ognuno di questi spazi facendolo con 30 è già stata un'impresa, però ce l'abbiamo fatta. Quindi questo è il primo tentativo di mettere in rete le anime nascoste di Milano, perché questi spazi bellissimi che ci sono a Milano sono poi prigionieri di se stessi, quello che un po' diciamo sempre, cioè i gestori di questi spazi, a parte qualcuno che sono quelli che ogni tanto riescono a liberarsi, ma sono sempre dentro al loro spazio, e quindi per quanto possano condividere una serie di idee e di visioni e di idee culturali e artistiche per Milano, non riescono mai a realizzarle insieme. E allora l'idea era quella di creare un progetto che li impegnasse il meno possibile, ma che in qualche maniera li mettesse effettivamente in rete. Come ricordava prima Alberto, effettivamente in questo periodo sono un filino impegnato per la campagna elettorale. E la campagna elettorale è un po' come fare gli esami di maturità, quando devi in un attimo ripassare tutto, cioè quindi ti passa davanti tutto, tutte le zone della città, tutte le persone, tutti gli argomenti, e come all'esame di maturità insomma ti senti abbastanza preoccupato fino all'ultimo, soprattutto perché ti rendi conto della vastità di quello che devi andare a portare all'esame. Le anime nascoste sono un piccolo pezzo, ma neanche tanto piccolo, della vastità della nostra città, della capacità della nostra città di produrre energie, di produrre contaminazione, che è la cosa più importante ed è la cosa che ci caratterizza. La mostra fatta così, diffusa, quando Alberto me ne ha parlato, io sono stato un vivo sostenitore proprio della formula, che credo che è proprio l'incrocio delle reti quello che fa la ricchezza della nostra città e di noi tutti. Devo dire che è faticosissimo, no? Perché infatti adesso lui diceva, lui è andato a sempre per continuare il parallelo tra campagna elettorale e mostra. Allora lui ha portato in giro
i quadri, io stanotte ho rifatto una cosa che non facevo più da 25 anni, sono andato in giro a tacchinare. Sono andato in giro a tacchinare, lo dico, a tacchinare i manifesti in giro per la città, e devo dire che vedere la città di notte nel silenzio mi ha portato a vedere le periferie, laddove ci sono molte delle anime nascoste, e lì guardando mi è venuto in mente qualche predicatore che sento in questo periodo, no? Che dice la città abbandonata, queste cose, ma che città vivono? Le nostre periferie hanno dei momenti evidentemente di grande problema, ma sono soprattutto una grande risorsa, perché nessuno pensa di vivere in una brutta città, nessuno pensa di essere escluso dal circuito. Ecco, questo schema dimostra, questa modalità dimostra, se voi guardate la cartina, vedete come effettivamente le anime nascoste stanno da tutte le parti. A volte domani sera andiamo a fare la chiusura della campagna elettorale a Casa di Dio, un po' più in là, un po' fuori di nome di fatto, però questa è la caratteristica, questa è la nostra città. Speriamo di poter continuare in questo modo, e speriamo di vivere assieme ancora degli altri anniversari come questo di Anime Nascoste, il primo della nuova mostra, e l'altro non lo dico perché siamo in par condicio. Se vogliamo veramente che l'arte evolva nella nostra società e la cultura evolva, siamo noi i primi che dobbiamo accorgerci di quanto siamo conformisti. Io di questo me ne sono accorto di nuovo col caso delle librerie, cioè fino a 3 anni fa condividevo con tutti i miei... Questo è anche il bello di essere qui. Condividevo con i miei coetanei... È necessario. Poi, certo, grazie Paolo, il disturbatore dovrebbe essere complice con noi invece. Comunque dicevo che fino a qualche anno fa, da teatrante, no, il nostro spauracchio, no, di chi fa il teatro indipendente, di chi fa il teatro, di chi vuole innovarlo, è l'istituzione, quindi il piccolo teatro, lo vediamo sempre come quel posto dove vorremmo tutti arrivare, ma che si è istituzionalizzato. E quindi viviamo l'idea di una innovazione, di un'evoluzione del nostro settore che parta dal basso, però poi i libri noi stessi li andiamo a comprare a Feltrinelli. Quando andiamo a sentire un concerto andiamo all'Alcatraz, o andiamo al Blue Note, o andiamo nei grandi templi della musica, per cui noi stessi teatranti siamo iperconformisti in tutte quelle che sono le altre discipline artistiche. E lo stesso, anche noi siamo un tempo. Voi dovete essere un tempo molto più interessante, è proprio lì che volevo arrivare, cioè di non andare nei soliti posti ma andare nelle anime nascoste, perché appunto chi compra i libri, i librai che sono appassionati del libro non possono vedere la Feltrinelli, perché è l'istituzione del libro, è diventata il supermercato del libro. Allo stesso modo chi appunto fa musica, concerti, dice non esiste soltanto che i concerti si fanno in quei 4 posti che sono dedicati soltanto ai concerti. Allora i primi che devono riuscire a essere anticonformisti dobbiamo essere noi, e ritrovare il piacere di comprare un libro in una libreria indipendente, di andare a vedere una mostra in questi spazi, e non solo a Palazzo Reale, anche a Palazzo Reale, ma non solo a Palazzo Reale, a sentire un concerto non soltanto nelle sale da concerto, ma a ritrovare il piacere di un'arte diffusa. Quindi in questo caso è una mostra, ma il bello delle anime nascoste è che tutte loro, a seconda della loro vocazione, della loro passione, organizzano eventi artistici e culturali di tutti i tipi, spettacoli, concerti, mostre, presentazioni, vernissage, di tutto, incontri, e soprattutto incontri di persone, e questo è il grandissimo valore. Ma adesso passiamo ai quadri, e quindi il primo ringraziamento che ci tengo a fare è per la neonata, che credo inauguri un po' con noi anche la sua presenza a Milano, la Simona Schiavi Art Gallery. Non vedo Simona, ma c'è. Ah, eccoti, scusa, sei troppo vicino. Vieni a raccontarci, perché questa visione folle, questa idea folle della mostra diffusa poteva essere sposata soltanto da una galleria un po' particolare, nuova e innovativa, che condividesse con noi l'idea che l'arte non stia soltanto nei templi deputati. E allora ringrazio tantissimo Simona per aver accettato la sfida e aver sostenuto in maniera importante questa sfida. Beh, la maggior parte delle cose le ha già detto Alberto, quindi
l'idea nasce da una convinzione che ho fin da ragazzina, quando studiavo storia dell'arte, in cui mi ricordo molto bene un episodio in cui la professoressa di storia dell'arte diceva: ma che cosa ti colpisce tanto dell'arte? Cos'è la cosa che ti piace di più? E io dicevo: l'artista. Ma l'artista, con tutto il suo vissuto, con la sua storia, con i luoghi che frequenta, con i peccati che commette, con tutte queste cose, mi sono sempre detta che l'arte non poteva stare nelle pinacoteche, non solo nelle pinacoteche, nei musei, nelle gallerie d'arte, anche se ne ho una, ma doveva essere ovunque. È un po' come quando respiriamo l'aria buona, come quando andiamo al mare, no? Abbiamo bisogno di farci i polmoni, allora andiamo in posti buoni. Ecco, l'arte deve essere ovunque per avere sempre dei polmoni ben nutriti, per respirare sempre bene, no? E quindi mi sono detta che mi sarebbe tanto piaciuto nella vita, se qualcuno non avesse dato l'opportunità e ce l'ha fatto, di poter portare l'arte ovunque, non le persone all'arte, ma l'arte alle persone. Quindi andare nei luoghi che le persone frequentano, i pub, le piscine, i cinema, qualunque posto. E questa è l'idea appunto che ha sposato anche Alberto, che hanno sposato le anime nascoste, quindi fare l'attività di ogni giorno, la propria vita, ma senza dimenticare che nella propria vita c'è la bellezza, c'è l'arte, c'è un valore in più, che l'arte è la prima forma anche di espressione dell'essere umano. I bambini, prima di parlare, magari tirano scarabocchi, disegnano, guardano le figure sui libri, ecco. Tutte queste forme visive sono quello che ci costituisce e che ci insegna, ancora prima di, forse, di saper parlare, leggere e scrivere. Quindi quello che vuole la Galleria Simonaschi e Vergalieri è proprio questo: fa sì che l'uomo e l'arte si incontrino di nuovo, ma nella vita di tutti i giorni. Grazie Alberto. Antonio Sixi è il maggiore artista contemporaneo vivente sconosciuto a se stesso. Vi offro poco perché questo lo dico dopo, ma voglio dire subito che anche per questo motivo, prevalentemente per questo motivo, Antonio Sixi è ospite dell'anima nascosta più conosciuta della città di Milano, che è il trottoir, tant'è vero che è qui che sta esponendo, che sta, diciamo, manifestando se stesso in maniera contraddittoria, perché ormai è svelato, sappiamo tutti che il quadro è lì, tutti quelli che lo vorranno cercare e trovare sapranno che è lì, ma questo succede, lo sanno, perché domani viene nascosto. Questo è il trucco. L'abbiamo preso solo adesso. Infatti non capivo. Vabbè, comunque meglio così. In effetti la postazione segreta, cioè, diciamo, la sede installativa segreta dell'opera di Sixti destinata al trottoir, io la conosco benissimo e non ve la dico. Non è quella, comunque. È vero che il trottoir è l'anima nascosta più esposta di Milano, perché è vero, giusto per riprendere per qualche secondo lo spunto che ha offerto Alberto Oliva prima, a proposito di esposizioni d'arte che potrebbero stare a Palazzo Reale, invece che in qualsiasi altro posto, sono state per esempio accolte al trottoir l'anno scorso, questa mostra. Lo dico perché è presente il maggiore testimonial istituzionale della bontà e del valore di quanto sto affermando, l'assessore Franco D'Alfonso, che è stato anche il promotore pubblico più autorevole di questa iniziativa. Qui abbiamo qua la locandina. Di qui lì c'è la locandina. Sulla mostra si può soltanto, essendo una mostra nascosta, così come lo sono le anime, si possono dire poche cose, ma diciamo solamente che è una specie di culmine, di momento culminante, che naturalmente precede chissà quanti altri momenti culminanti futuri, del lavoro e dell'idea artistica di Antonio Sixti, che lavora appunto
non è un caso che prima abbia detto quelle cose, lavora da sempre sull'idea di, sul concetto di identità e di dispersione dell'identità, passando attraverso veicoli altamente simbolici, uno in particolare, e cioè il denaro, tant'è vero che questa, anche questa mostra fa parte di un ciclo più ampio che si chiama Money Transfer, e che individua l'oggetto denaro come una specie di, appunto, transfer, come di metafora del problema identitario dell'individuo nel mondo. Questa mostra mette in esposizione 30 opere che sono un'opera sola, ma che però sono, come del resto una sola dovrebbe essere l'identità di ciascuno, ma che però sono disperse in 30 luoghi diversi, come del resto appunto capita spesso con le identità che si disperdono in chissà quanti posti diversi. Questo è un po' il senso della mostra. Quello che va detto a titolo informativo, proprio con uno spirito di servizio, è che da oggi parte la caccia al tesoro dell'anima nascosta, nelle anime nascoste della città, ovvero dell'opera nascosta, attraverso una caccia al tesoro radiofonica che più propriamente chiamiamo catalogo radiofonico. Che più probabilmente chiamiamo catalogo radiofonico e che va da oggi per tutte le settimane, da questo mese soltanto una volta alla settimana, da luglio due volte alla settimana, cioè il giovedì e il sabato, da questo mese soltanto il giovedì, su Radio Marconi alle 21, poi con delle repliche ci saranno delle interferenze inaspettate che proporranno attraverso la voce di due anime guida la ricerca e la scoperta dell'anima nascosta, una tappa per settimana, oppure due tappe per settimana a seconda del periodo, fino ad ottobre. Questo è per ora. Perché lei è la nostra mascotte. Allora, si chiama Amazon Papers perché io ho usato le carte, cioè i cartoni degli imballi, per nascondere dentro una cifra, la quale cifra, cioè quindi un codice, il quale codice fa riferimento essenzialmente a un versetto dell'Ecclesiaste, che è uno dei libri della Bibbia, è diviso in 12 parti, ho scelto 30 versetti circa, forse di più perché alcuni sono abbinati, cioè non si può neanche più, e li ho criptati dentro i codici che già ci sono nella spedizione dei cartoni. Amazon non c'entra niente se non come vettore, e questo è stato detto, cioè non riciclo i cartoni, non faccio pubblicità ad Amazon, però mi dà il titolo a posto. Per cui a questo punto io vi invito ad andare a vedere le opere se volete, e poi anche eventualmente se volete acquistarle ci sono dei riferimenti a cui chiamare. E altro non posso dire, esiste un bellissimo catalogo che è stato stampato, che viene venduto a 10 euro, posso dire il prezzo? Sì. Esatto, dove c'è una bellissima... Ma perché non di possessarsene gratuitamente? Esatto, lo so, come fanno tutti, perché appunto il denaro è un problema in generale, sia per chi ne ha tanto, sia per chi non ne ha. Detto questo, quindi all'interno di questo catalogo ci sono i titoli, il titolo di ogni opera ha dentro questo codice riferentesi al versetto, però in realtà non esiste da nessuna parte scritto quale versetto è, se non nel libro. Questo che ne stai parlando. Eccolo qui, nel catalogo, dove c'è una bellissima presentazione di Paolo Sciortino, che fa la curatela della mostra e che, come dire, ha sempre... Sono la sua anima. E lui è la mia anima, è la persona che sa leggere, almeno che ha saputo leggere, molti dei miei progetti, tra cui quello che abbiamo fatto un paio di anni fa allo Spazio Opera, che si chiamava De Bella Vita volume 1, eccetera eccetera, sono tutti che... Poi c'è il mio sito antoniosix.com, vuole andare a vedere, si vede anche altre cose oltre all'elenco delle opere.
Sono 30, sono su tela oppure su tavola. I formati sono quadrati, 60x60, 80x80, 100x100, poi ci sono alcuni formati speciali, perché sono su materiali tipo questo, che sono tre tele assemblate e rovesciate. E poi ci sono delle carte che non sono state pubblicate, ma che dal catalogo, che però saranno a disposizione della Galleria Galleria Simona Schiavi, che ringrazio per essere impegnata in prima persona in questa avventura, ecco. Ciao. Grazie. Ciao a tutti.